Sì, il gioco di squadra ha permesso di ridare vita alle biblioteche di quartiere. Sì, questo è un passaggio sicuramente molto bello, importante per quanto riguarda la società tutta della nostra città, il fatto di poter fare aggregazione, non solo una riapertura per quanto riguarda le biblioteche, ma far ritrovare la gente insieme per costruire anche dei progetti e per naturalmente passare delle ore molto molto positive. Ecco, su questo noi crediamo molto e di conseguenza devo ringraziare fortemente anche Fondazione Banca del Monte perché ci ha dato una grossa mano, ma principalmente tutte le associazioni per il lavoro che hanno messo in piedi. Quindi hanno aderito con entusiasmo a questo bando e questo porterà sicuramente qualcosa di molto bello e buono nell'ambito della nostra città. Non solo lettura, ma anche un'occasione di socialità e animazione per la città. Sì, finalmente dopo un po' di anni con grandi difficoltà causate dal Covid, l'amministrazione è riuscita a portare avanti uno dei cavalli di battaglia, quello di dare comunque centri di aggregazione su tutta la città, quindi nei vari quartieri. Quindi questi punti possono partire, diciamo, dando il servizio di biblioteca, quindi di lettura dei libri o di scambio di libri, ma soprattutto sono il punto più avanzato e punto di contatto con quello che è la cittadinanza tutta. Quindi grazie a questi volontari che mettono a disposizione molto del loro tempo, la città ha un'idea di comunità sempre più ampia e più allargata e anche molto più vicina ai vari cittadini che abitano appunto anche le zone non centrali della città.